È un primo passo in una direzione che va verso una integrazione sociale sicuramente perfetta, perché ricordo a tutti i cittadini, a tutte le aggregazioni di persone e di famiglie, che prevedere dei quartieri dormitorio anche in base a leggi speciali, come fu la legge 167, dalla quale poi prese il nome la zona, non fanno niente altro che aggregare situazioni di disagio in zone che poi diventano zone scarsamente appetibili sotto il profilo immobiliare e rimangono delle zone di natura esclusivamente popolare. Il mio progetto, quello sposato da questa amministrazione, va in una direzione opposta, va in una direzione di un'integrazione acquistando degli appartamenti sul territorio in modo diffuso e quindi distribuendo alle famiglie che aspettano un'abitazione, un alloggio e sono utilmente posizionate in graduatoria, quindi potendoli acquisire non in zone concentrate ma in zone diffuse. Questo è stato il primo passo che noi abbiamo voluto esprimere e fare un test, non soltanto quindi sulla problematica di carattere sociale, ma anche su una problematica di carattere economica e di carattere anche temporale. Economica perché noi siamo riusciti ad acquistare, lo abbiamo dimostrato con i fatti, acquistare a prezzi nettamente inferiori ai costi di realizzazione degli immobili. Abbiamo comprato a poco più di 700 euro metro quadro, mentre i costi di costruzioni superano nettamente 1000 euro metro quadro. E poi ovviamente i tempi di realizzazione e di ottenimento di un alloggio sono molto molto più brevi. Immaginiamo che noi per acquistare un alloggio dal bando alla consegna possiamo metterci circa 2 o 3 mesi, ovviamente disponendo delle risorse, mentre se noi dovessimo realizzare un intervento di edilizia residenziale pubblica ci metteremmo almeno 3 anni, salvo eventuali ricorsi contenziosi o situazioni di procedure concorsuali delle aziende esecutrici di lavori, per cui non c'è proprio termine di paragone fra un tipo di investimento e l'altro. E qui quindi si coniugano diversi aspetti che vanno da quello di natura sociale a quello di Certo. natura economica e temporale, per cui niente di più indovinato ritengo che vada in questa direzione. Peraltro, in occasione della discussione in Consiglio Comunale è intervenuto anche un ordine del giorno da parte della maggioranza che, apprezzando questo tipo di orientamento del governo cittadino, non ha fatto niente altro che rinforzare questo intervento e invitando la maggioranza e la giunta a muoversi prevalentemente in questa direzione, invitando il governo regionale a prendere da esempio a questa prassi, cercando di stanziare i prossimi fondi non sulla realizzazione di nuovi alloggi, anche perché, diciamola tutta, la città sotto il profilo immobiliare è sovradimensionata e quindi disporre gli stanziamenti nella direzione dell'acquisto e nel riuso degli immobili esistenti. Assessore, già che ci siamo, sgombriamo il campo dalle polemiche. Ci sono state delle polemiche su alcuni alloggi che erano ERP, tipo quello delle giravolte, insomma, che poi sono stati venduti ad altri cittadini. Lì come stanno le cose? Le procedure sono tutte in regola, è tutto a posto? Cioè, la regione si dice non aveva dato il via libera a quegli immobili, però sono stati inseriti nelle alienazioni. Come stanno le cose veramente? In breve, se ce lo può A dire. me viene da sorridere su questo tipo di polemiche perché io le ho spiegate sempre molto bene e con molta chiarezza. Allora, gli immobili del centro storico sono degli immobili che si prestano poco ad essere utilizzati per edilizia residenziale pubblica per molte ragioni. Alcuni di questi sono sottodimensionati come metratura, quindi sono al di sotto dei metri quadrati minimi previsti dalla legge regionale, quindi non possono essere utilizzati. Ce ne sono altri il cui investimento per la ristrutturazione è più alto dell'acquisto di un immobile sul mercato dell'usato,